Ecco, Matteo Richetti ha detto parole molto nette su quello che sono le tematiche LGBT, e oggi però Asti Pride ha in qualche modo bocciato il tuo programma. Vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento? Ma in realtà io devo delle scuse, perché per un motivo puramente organizzativo non siamo riusciti di fatto a inviare il programma. È stata una mancanza organizzativa in questo caso. Io ho già espresso in molte occasioni una posizione molto netta di riconoscimento e di presenza a fianco di chi chiede dei diritti civili sacrosanti del 2022. Quindi la mia posizione non cambia, la nostra posizione è coerente con questo, e abbiamo già inviato un messaggio agli organizzatori di Asti Pride con la nostra vicinanza e con le nostre scuse. Grazie.